Buonanotte, è notte fonda e sono qui questa sera, questa notte, grazie a due ragazze con cui ho avuto una fantastica conversazione lunga lunga su Facebook. Queste due ragazze si chiamano Pia e Annalisa e le ringrazio tantissimo perché spesso sono lì di notte e scambiamo due chiacchiere. E questo video vorrebbe essere una specie di contenitore, una specie di vaso di Pandora che si è aperto per caso, facendone uscire tanti tanti ricordi che sono legati alla mia infanzia. Allora, io sono una bambina dei primissimi anni 70 e non so neanche bene da dove sia uscita tutta questa conversazione, però so che a un certo punto stavamo parlando dei cartoni animati Disney e allora io stavo dicendo che quando io ero piccola, ossia nei primissimissimissimi anni 70, i cartoni animati Disney esistevano solo al cinema quando uscivano e c'erano film del tipo Lilli e Vagabondo, La carica dei 101, Cenerentola ovviamente, Robin Hood, questi erano i cartoni animati Disney che noi vedevamo al cinema. Però l'impatto di questi cartoni su noi bambini non era un impatto particolarmente d'effetto, perché si trattava di film a cartoni animati che tra l'altro non eravamo neanche tanto in grado di seguire bene fino in fondo. E perché c'era la magia del trovarci seduti al cinema, che per noi era ancora una cosa molto molto speciale. Si andava al cinema una volta alla settimana o una volta al mese, insomma, quando c'erano dei film per i bambini. Quello che invece aveva un grande, grandissimo impatto su di noi erano, su di noi bambini degli anni 70 sempre, erano più che altro i cartoni animati che provenivano dall'Europa comunista. Perché l'Italia era uno strano paese negli anni 70 ed era perfettamente diviso in due, nel senso che c'era un'Italia fortemente cattolica e poi c'era un'Italia fortemente comunista. E io penso, noi avevamo buoni rapporti con l'Europa dell'Est e con l'Unione Sovietica, evidentemente, perché anche nelle scuole arrivavano dei film in bobine a cartoni animati che erano film dell'Europa dell'Est, film fatti in stop motion, cioè con i pupazzetti che si muovevano a scatti, oppure film a cartoni animati che avevano dei disegni e una grafica totalmente diversa sia dai cartoni animati Disney sia poi dai cartoni animati giapponesi che sono arrivati più tardi. Allora, dicevo in questa conversazione su Facebook, che io mi ricordo molto molto bene, per esempio un famosissimo cartone animato, famoso per noi a quell'epoca, che era La regina delle nevi, in cui c'era una bambina che aveva nel cuore un pezzetto di ghiaccio e questo pezzetto di ghiaccio le era stato messo dentro dalla regina delle nevi e perciò la bambina era diventata molto fredda e molto cattiva con il suo migliore amichetto. E poi facevano tutto un viaggio e alla fine conoscevano questa regina delle nevi. Era un film tutto blu con dei momenti di rosso. Era un film che faceva anche un po' paura. E noi guardavamo questo film nella zona ricreativa, nel grande teatro, cioè grande per noi bambini, grande teatro che funzionava anche da palestra quando venivano rimosse le sedie, della scuola in cui io e mio fratello andavamo, che era una scuola con dentro delle suore. E io mi ricordo per esempio che quando ero all'asilo, sempre in questa scuola, la suora della mia classe ci raccontava e ci spiegava i discorsi di Tito. Tito era il personaggio chiave che aveva in mano la Jugoslavia negli anni 70. Cioè, era un mondo completamente diverso ed era un mondo veramente dominato, cioè dominato, circondato da cose, da influenze che venivano veramente da un altro pianeta rispetto a quello che poi è diventata l'Italia oggi. Noi per esempio non avevamo ovviamente le videocassette, ma non ne avevamo neanche le musicassette. Io mi ricordo la prima musicassetta che io ho avuto è stata quando avevo 14 anni ed era una musicassetta dei Wham.
per Natale e costava 15.000 lire e mio padre mi diceva: guarda che questo è un regalo grosso, con questo regalo sei diventata grande, cioè era veramente un altro pianeta. E quando io ero molto piccola, appunto, non esistevano i DVD, va bene anche pensarci, ma non esistevano neanche le videocassette, non esistevano neanche le cassette erano una cosa, le musicassette erano una cosa da espertoni. E allora l'unica cosa che avevamo era il mangianastri. E no, scusate, il mangiadischi, detto anche il mangiadisco da alcune bambine a scuola, e con questo mangiadischi si facevano diversi giochi. Io raccontavo alle ragazze su Facebook poco fa che, per esempio, io mi nascondevo dietro il letto e da lì mettevo i dischi nel mangiadischi e parlavo. E mio fratello, con un telefono giocattolo, faceva finta di telefonarmi e di lasciarmi le sue dediche e le sue richieste. E questo per noi era il gioco della radio. Noi giocavamo a fare la radio. E poi il fatto che io 15 anni dopo, diventata grande, mi sono ritrovata veramente a fare la speaker radiofonica, è una cosa che non finisce mai di stupirmi, perché ci vedo un percorso in un certo senso lineare. Prima dicevo che io e mio fratello andavamo in una scuola con le suore. In questa scuola delle suore regnava una certa disciplina, ovviamente. Noi avevamo delle maestre, delle persone normali in classe, e però tutti intorno c'erano le suore. E allora mi ricordo che, per esempio, quando si faceva la ricreazione, noi avevamo mezz'ora a disposizione per la ricreazione la mattina. Se un bambino diceva una parolaccia, e una parolaccia poteva essere anche qualcosa come stupido, oppure scemo, oppure cretino, si poteva star sicuri che dopo mezzo secondo spuntava una suora alla finestra, che in genere era una suora che si chiamava Madre Cresante e che era una suora molto simpatica, tra l'altro anche molto molto creativa, ma piuttosto, come dire, ci teneva ad impostare una certa disciplina. E lei si affacciava alla finestra, bloccava tutti i bambini, dice, si metteva a urlare, diceva: fermi, non vi muovete, poi scendeva giù e ci metteva tutti in castigo. Non importa chi era il bambino, chi era stato il bambino che aveva detto la cosiddetta parolaccia, finivamo tutti comunque in castigo, e lì era finita l'ora del gioco, era finita la ricreazione. Oppure c'era un'altra punizione, che era la punizione che riguarda me personalmente, ossia i bambini che erano molto molto lenti a mangiare al refettorio. Noi avevamo un refettorio, lì c'erano tutti i bambini che mangiavano e c'era una suora che si occupava di portare le varie cose da mangiare ai tavoli. Questa suora si chiamava Suor Linda ed era una suora particolarmente cicciona. Io dico questa parola nel senso più affettuoso che riesco a darle a questa parola. E Suor Linda era una suora cicciona cicciona con un velo piantato in testa che le arrivava fino qui, fino alle sopracciglia. Sembrava più un pirata che una suora. E Suor Linda passava con il suo carrello, e lei parlava in abruzzese stretto, tra l'altro. E allora passava con il suo carrello e ci diceva: "Yam belle, su", che significava "su, su, belli, su, mangiate". E io ero sempre l'ultima a finire di mangiare. Allora, qualche volta me la cavavo mettendomi in tasca quello che ancora mi rimaneva da mangiare nella tasca del grembiulino. Avevo un grembiulino azzurro con un merletto come colletto, e così riuscivo ad evitare la punizione e ad andare dopo pranzo giù in cortile con tutti gli altri bambini a fare la ricreazione del pomeriggio. Però quando non riuscivo ad occultare quello che ancora mi restava da mangiare, c'era la punizione in agguato, e questa punizione era che dovevo andare in cucina ad aiutare Suor Linda ad asciugare le posate che uscivano dalla lavastoviglie. Quando poi finalmente avevo finito di asciugare le posate, poi Suor Linda alla fine era una suora buona, quindi mi dava come premio
dei crackers con in mezzo il formaggino, e io con questi crackers con in mezzo il formaggino venivo indirizzata attraverso una specie di cunicolo, di corridoio strano, che era il corridoio in cui c'erano tutte le camere delle suore, e non era il corridoio da cui i bambini normali che avevano finito di mangiare in tempo scendevano giù in cortile. Non potevo passare dopo la punizione dal corridoio normale, perché se fossi passata dal corridoio normale mi sarei incontrata con le bambine delle superiori, con le ragazze delle superiori, il che era una cosa non consigliabile, perché io ero una bambina delle elementari e non dovevo vedere le bambine delle superiori, alcune delle quali portavano già le scarpe con il tacco, altre portavano il grembiule sbottonato, per esempio, e quindi io non dovevo vedere queste cose, perciò venivo indirizzata giù per il corridoio buio e tempestoso, corridoio nel quale c'erano le stanze delle suore. Allora, alcune volte nel tentativo di arrivare giù in cortile, facendo meno rumore possibile e cercando di essere con i passi veramente felpati per non disturbare nessuno, alcune volte venivo comunque intercettata da qualche suora che usciva dalla propria camera, certe volte senza il velo. Io mi coprivo la faccia perché avevo paura che lei mi sgridasse perché l'avevo vista senza il velo, e mi diceva: "Tu chi sei? Che ci fai qui?" E mi accompagnava giù in cortile dalla maestra a chiedere che cosa ci facessi io nel corridoio delle camere delle suore. E cioè era un mondo veramente, era un mondo completamente diverso da quello di adesso. Ed era un mondo che comunque è il mondo che ha rappresentato la mia infanzia, ed è il mondo che io ho ancora dentro. Se voi mi vedete così come io sono, cioè un po' rigida, un po' legnosa, un po' ferma su certe idee, su certi principi, che alla fine sono cose un po' semplici, un po' anche rustiche, è perché io vengo da quell'Italia, io vengo veramente dall'Italia di Don Camillo e di Peppino. E basta, niente. Volevo raccontare soltanto questo perché mi sono trovata a raccontarlo nella pagina di Facebook e mi è piaciuta questa conversazione, quindi volevo riportarvela anche in video. E niente, basta. Quindi grazie per aver seguito fin qui. Adesso è veramente tardi, per me sono le 4:26 di notte. E io direi che forse è arrivata ora per me di andare a dormire. Infatti, non so, forse mi vedete con la palpebra un po' calante. E quindi auguro a tutte un buon sabato, un buon fine settimana. E io vado a ronfare sotto le coperte. Qui oggi però è stata una giornata bella, quindi non posso neanche dire che faccia freddo. Fa un po' di freschino perché è notte, però non più di tanto. Quindi ciao a tutte, di nuovo grazie e scusate per le chiacchiere. Ciao!